purtroppo del coronavirus che sta comunque cambiando radicalmente le nostre abitudini di vita, luoghi pubblici chiusi, le scuole chiuse e spostamenti naturalmente molto ridotti. Ma qual è, ecco, lo stato della situazione dal punto di vista mentale? Come sta agendo appunto il coronavirus sulla nostra psiche? Quanta paura c'è? Lo chiediamo all'ospite di oggi, per cui diamo il benvenuto alla psicoterapeuta Anna Maria De Divitis. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Bentrovata. Bentrovata. Partiamo da un tema, purtroppo il coronavirus, lo stiamo dicendo un po' tutti, è un nemico invisibile e in quanto tale non sappiamo come affrontarlo. Per questo motivo diventa doveroso capire come lo stesso sta agendo sulla nostra psiche, come sta agendo sulla nostra mente, dottoressa. Ecco, che cosa sta accadendo un po' in tutti quanti noi? Lei è riuscita a fare comunque un'analisi, no, di una persona comune per cercare di capire come più o meno combatterlo, almeno dal punto di vista psicologico. Allora, innanzitutto, per poterlo spiegare efficacemente, è bene chiarire alcuni assunti fondamentali con i quali la nostra mente funziona. La mente dell'uomo ha assolutamente bisogno di credere di poter mantenere il controllo sulla realtà, su tutto ciò che accade. Quindi cerca sempre di trovare una motivazione, cerca sempre di comprendere il meccanismo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui questo non è possibile, l'uomo si sente minacciato, perché sente di non avere il controllo sulla realtà. La sensazione di sentirsi minacciati mette appunto l'uomo in uno stato di allerta. Questo stato di allerta, tra l'altro, mi permetta di dirle, così spieghiamo anche quello che è potuto accadere ai nostri vicini lombardi. Nel momento in cui si è deciso di dare queste misure restrittive alla regione Lombardia, c'è stata questa scena di panico che tutti quanti abbiamo potuto modo di notare, no? Tutti sono corsi per tornare alle proprie famiglie, alle proprie case, insomma sono partiti e si sono allontanati dalla Lombardia perché presi da una scena, da una situazione di panico. Che cosa è accaduto? È giusto avere quel comportamento? Ecco, io stavo appunto arrivando a questo discorso. In realtà lo stato di allerta, vorrei spiegare una cosa fondamentale, in realtà causa uno stress, no? Lo stress in che cosa consiste? In uno stato di iperarousal, cioè una modificazione di determinati parametri neurofisiologici che, se durano in tempo ristretto, non causano danno. Normalmente noi siamo sottoposti, sì, al normale stress, questo è un eustress perché è addirittura, diciamo, stimolante per il sistema nervoso e anche il sistema immunitario. Però purtroppo quando lo stress è protratto nel tempo, lo stress diventa distress, ok? E quindi causa un danno al non solo al sistema nervoso, ma proprio all'organismo. E questo danno all'organismo, tra i danni più importanti, è proprio l'abbassamento delle difese immunitarie. Quindi è gravissimo. Senta, quindi è grave, maggiormente noi siamo stressati, maggiormente siamo esposti al virus. Quindi una delle cose fondamentali da fare è cercare di ridurre lo stato di stress. E per ridurre lo stato di stress dovremo anche cercare di ridurre lo stato di impotenza. Perché se noi ci sentiamo impotenti, allora innalziamo lo stress, ok? E che cosa causa? Da una parte, come ho detto, la riduzione delle difese immunitarie, quindi una maggiore esposizione a contrarre il virus, ma dall'altra parte può portare a delle difese dell'io, tra cui la peggiore in questo caso è la negazione, ed è invece il caso opposto, ossia le persone cercano di negare in qualche modo, no, la gravità di quello che accade, e quindi si adotta un atteggiamento fatalistico, un atteggiamento superficiale, però, estremamente pericoloso. Comunque pericoloso. Estremamente pericoloso, perché se le persone entrano in uno stato di impotenza, si chiama impotenza appresa, non ci sarà poi una risposta adeguata. Prego. Dicevo, a questo punto una grande responsabilità ce l'abbiamo noi come organi di informazione, che dobbiamo divulgare bene la notizia, la veridicità della stessa. È vero che a volte si fa
orecchie da mercante, no? Per timore di essere coinvolti in una situazione così grave come quella che stiamo vivendo in questi giorni. Però le chiederei in che modo interpretare anche questi messaggi così invasivi che riceviamo ogni giorno dalle televisioni, dalle radio, dai media. Guardi, io non credo che i mass media diano poi sempre una visione alterata della realtà. No, ma non ho detto alterata, dico che danno delle notizie che ovviamente ci intaccano, non ci alterate. Ci intaccano, sì, però naturalmente ci noi dobbiamo interpretarle perché le notizie si interpretano. Ok, allora il problema non è tanto come dare la notizia, perché la notizia quando è brutta sempre. Purtroppo il discorso non è tanto questo, quanto piuttosto accompagnare alla notizia negativa una possibilità di risposta adeguata. Ok, quindi se da una parte è importante dire la verità, ma dall'altra parte è anche possibile instaurare nella mente della gente una sensazione di contenimento, una sensazione non di impotenza totale, ma una via d'uscita, una possibilità, una possibilità, un senso di potere, dottoressa, un minimo di controllo. Una risposta adeguata, perché una notizia quando è brutta come ci insegna lei. Abbiamo notato che in primis il governo opta per la chiusura delle scuole e anche delle università. Naturalmente bisogna avvertire anche i più piccoli, e se sì, come? Ecco, qual è la risposta da dare ai più piccoletti in merito al coronavirus? Capire l'importanza di questo momento che sta accadendo. È molto importante spiegarlo ai bambini, a parte che i bambini sono sempre molto più intelligenti di quello che noi immaginiamo, ma è possibile tranquillamente fargli capire lo stato di pericolo senza però incutergli paura, come dicevo appunto, dandogli una via d'uscita. Cioè è possibile, non è vero che noi siamo impotenti, noi possiamo fare qualche cosa, ok? Quindi adottare, la prima cosa che avete fatto voi, adottare le norme di sicurezza che ci sono state trasmesse in ogni salsa, queste misure precauzionali che sono state trasmesse dai mass media in ogni salsa, in ogni modo. Sì. E poi... comunque, altra cosa importante, non adottare questo atteggiamento di negazione così incosciente, come ad esempio si è visto ultimamente questo weekend, zona rossa a Milano, tutti i ragazzi per la strada. Questo naturalmente è troppo, è ciò che è avvenuto anche a Napoli, però le chiederei che non soltanto le università, le scuole sono state chiuse, ma anche i teatri, i luoghi comunque di socializzazione. Molte persone, come annunciavamo peraltro in anteprima, si sono messe in quarantena in maniera così arbitraria, autodeterminata. Lei come interpreta questo comportamento? È un po' esasperato? È possibile uscire? C'è bisogno di tutelarsi in che modo, secondo lei? Guardate, io credo che in questo momento è il caso di prendere delle precauzioni, quindi più ne prendiamo meglio è. Però non credo che sia arbitrario, cioè se una persona non si sente sicura e si mette in auto quarantena, penso che faccia bene, perché altrimenti entra appunto in uno stato di paura e come dicevo prima, questo non è che restare a casa è quello che ci sta consigliando tantissimo, anche molti personaggi pubblici, no? Esortano con l'hashtag io resto a casa. Potrebbe essere l'occasione per preparare una buona pizza, come fai tra poco, per leggere un libro. E come agisce, ecco, però sull'umore di chi invece è abituato ad uscire sempre, dottoressa? Come possiamo invogliarli a quest'altro aspetto? Guardate, allora, innanzitutto noi abbiamo un dramma, ad esempio, soffriamo di un dramma a livello familiare, non abbiamo mai tempo di guardarci in faccia, di dirci ti voglio bene, di parlare in maniera un attimino più pacata, con più tempo, curare di più le relazioni affettive. Questa potrebbe essere un'ottima possibilità per farlo. È vero anche che però, stando sempre al chiuso, ci potrebbero essere degli effetti anche sull'umore, no? Perché abbiamo bisogno comunque di prendere... L'effetto della sensory deprivation, non credo proprio
sia il nostro caso, nel senso che noi abbiamo una casa, ognuno di noi ha una casa piena di stimoli, la televisione, la radio, il computer, il cellulare, l'iPad. Noi abbiamo possibilità, abbiamo tantissime finestre, diciamo, nel mondo per uscire virtualmente. Ecco, questa è la buona opportunità per poterli utilizzare. Dottoressa, in ultimo, ecco, sicuramente passerà, ci auguriamo molto presto, lo status di allarmismo e si riprenderà la vita normale. Riapriranno le scuole, riapriranno i luoghi pubblici, i teatri, i musei e quanto altro. Ma come si dovrà, ecco, rispettare questa ripartenza? Potrà accadere qualcosa al momento della ripartenza, sempre dal punto di vista umorale? No, io credo che le disposizioni che poi vengono fornite dall'alto ci diano la misura della sicurezza o della insicurezza. Quindi sicuramente quando questo sarà possibile, a parte insomma alcune persone che potrebbero mantenere una certa diffidenza, però sì, penso che in generale diciamo la gente possa fidarsi, dal momento che si sono lamentati tanto di essere stati terrorizzati, quindi penso che poi non si lamenteranno quando, Dio voglia, quanto prima possibile. Quanto prima. Sì, ci potremmo liberare da questo, da questa emergenza. Da questo nemico invisibile, così oramai è stato definito. Non dobbiamo dire invisibile, perché altrimenti ci sentiamo impotenti. Diciamo che noi possiamo fare tanto per fronteggiarlo, per evitarlo. Grazie di cuore alla psicoterapeuta Anna Maria De Vitis per essere stata in nostra compagnia, per averci dato dei consigli importanti nell'interpretazione soprattutto del coronavirus.